Solo chi ha conosciuto la sconfitta può raggiungere il fondo della propria anima e tornare su con quel grammo extra di forza che serve a vincere. E anche se il fantasma di un infortunio è quello più difficile da scacciare, bisogna ricordarsi che ci saranno sempre ostacoli, dubbi, errori, ma con il duro lavoro non ci sono limiti. La Libera Espresso di Mestrino torna dopo più di un mese al Palalissaro. Lo fa dopo una settimana surreale, con la sconfitta patita da Ferrara e quel che è peggio, con il grave infortunio subito dal capitano René Stefanelli, che sarà costretto a guardare le proprie compagne della tribuna per diversi mesi. Quest'oggi le gialloverdi affronteranno l'avversario più scomodo, il Brixen capolista. In un match che già di per sé sarebbe difficile, ma che date le circostanze tende ora a diventare una mission impossible. Le gialloverdi daranno però tutto, per loro stesse, per il proprio capitano e per i propri tifosi. E allora, signore e signori, amiche ed amici della Pallamano su Eleven Sports, benvenuti al Palalissaro e benvenuti ad Alibes Espresso Mestrino, SSV, Brixen, Südtirol. Dicevamo, una settimana surreale, assolutamente surreale, una sconfitta in attesa. Una sconfitta in attesa al Pallaboschetto, dove, piovendo sul bagnato, il grave, gravissimo infortunio al ginocchio per capitano René Stefanelli ha psicologicamente compromesso la gara e reso assolutamente più complicata questa, dove già sarebbe stato di per sé difficile trovare i due punti contro la capolista del campionato. Quello che diventa assolutamente una missione quasi impossibile. Le squadre si stanno allineando davanti alle proprie panchine, pronte alle presentazioni. Ci risentiamo tra qualche minuto in diretta, sempre su Eleven Sports. Buonasera e benvenuti al Palalissaro. Per l'undicesima giornata di Serie A Beretta femminile si affronteranno a breve le padrone di casa della Libera Espresso Mestrino e le ospiti dell'SSV Brixen Südtirol. Presentiamo ora le formazioni per l'SSV Brixen Südtirol. Con numero 8 il capitano Andrea Edda. Con numero 9 Stefani Burvalda. Numero 10 Sara Schatzer. Numero 11 Nadia Affalter. Numero 12 Sara Hilbert. Numero 16, Monica Prunzer. Numero 17, Giorgia Di Pietro. Numero 18, Barbara Nordurfeter. Numero 19, Arasai Durmores. Numero 20, Virginia Ucchino. Numero 21, Melanie Bentaler. Numero 25, Giada Babbo. Numero 28, Sofia Ghilardi. E numero 77, Vicky Vicoler. In panchina, il mister Robert Lussing e l'ufficiale il signor Gerard Bacher. Libes Espresso Mestrino, con numero 5, il capitano Alice Biondani. Numero 7, Sofia Casetti. Numero 11, Giovanna Lucarini. Numero 13, Gaia Alici. Numero 15, Chiara Marcon. Numero 21, Giorgia Sabbion. Numero 24, Naomi Marquez Caliche. Numero 25, Arianna Brunetti. Numero 26, Francesca Lucchin. Numero 30, Ernestina Scima. Numero 41, Carlotta Pugliese. Numero 55, Anna Maria Lucur. Numero 77, Maria Carolina Rauli. Panchina mister Giuseppe Lucarini. Ufficiale A, Tiziana Braga. Ufficiale C, Francesco Sabbion. Dirigendo l'incontro i signori Simone Prandi e Fabio Rossetti. Di nuovo in diretta dal Palalissaro. Squadre che vanno a salutarsi e Mestrino che va ad abbracciare virtualmente il proprio capitano Irene Stefanelli e la propria compagna Sara Zicolari in tribuna. Mestrino giocherà anche e soprattutto per loro, oltre che per se stesso e per il proprio campionato, per dare un'ulteriore, si spera, un'ulteriore gioia ai propri tifosi
in quest'ultima gara del 2021. Mestrino che si presenta in campo con la seconda divisa, verde con pantaloncini neri, Brixen invece in bianco con pantaloncini verdi. Primo attacco sarà per le ospiti brixenesi. Che schierano Brunster tra i pali. Ghilardi, Di Pietro e Duran, la batteria dei terzini. Sulle ali, Giada Babbo e Sara Hilber. A pivot, Virginia Ucchino. E attaccherà Brixen dalla destra alla sinistra del vostro schermo. Mestrino che invece risponderà. Gioco forza senza Stefanelli. Con Lucarini al centro. Marquez, terzino sinistro. Biondani, terzino destro nel suo ruolo innaturale, ma in cui si è ben disimpegnata in più di qualche occasione in questa stagione. Sulle ali ci saranno Brunetti e Rauli. A pivot pugliese in porta la saracinesca è Francesca Lucchino. Partita intanto l'incontro. Manovra Brixen con Lucchino. Hilber, Ghilardi, Hilber che si assesta a secondo pivot. Ghilardi, la palla recuperata da Pugliese. Sotto fallo. Fischiato il fallo dal signor Ambrosetti. 9 metri in favore di Brixen. Ghilardi, Di Pietro. Ha contatto, spara alto sopra la traversa della porta difesa da Lucchin. E allora è Mestrino che può provare a rompere il ghiaccio. Lucarini. Biondani. Marquez. Lucarini. Biondani. Esce Pugliese. Biondani per Marquez. Incrocia per Lucarini. La palla non arriva per un pelo a Pugliese, però sotto fallo lo mette ancora Mestrini in attacco. Lucarini prova da sola, scarica Biondani che la passa a Brunetti. Trova in qualche modo lo spazio Brunetti per servire di polso Biondani, con Mestrino che passa quindi in vantaggio sulla ripartenza veloce. Il tiro di Ghilardi è stato respinto da Lucchin. Palla comunque resta in mano alle ospiti. Siamo al secondo minuto. Brixen 1, Mestrino 0. Duran. Palla persa dalla giocatrice cubana. E anche questo è un tema caldo di questa partita. Confronto tra le due giocatrici cubane. Marquez per Mestrino e Duran per Brixen. La bellezza di 15 anni di differenza tra le due. Classe 2000 Marquez, classe 85 Duran. Marquez, Biondani, Lucarini, Marquez. Toccata forse prima del movimento di tiro. Quindi ancora Mestrino in attacco. Lucarini. Biondani. Ancora Lucarini. Abbiamo Di Pietro che si alza molto a coprire la linea di passaggio su Marquez. La parata di Brunster. Palla recuperata da Biondani, ma ancora Brunster che si supera su Lucarini a botta sicura. Ancora un po' freddo il braccio di Giovanni Lucarini, che in altre circostanze di sicuro non avrebbe esitato a
scaricare alle spalle del portiere, ma dall'altra parte c'è un signor portiere, Monica Brunster, portiere della nazionale. Biondani, palla persa, sotto fallo, siamo al quarto minuto di gioco. Marquez, doppio palleggio probabilmente per Marquez, che ha perso la palla e l'ha poi recuperata senza lasciarla passare. Sul rovesciamento di fronte di Pietro commette sfondamento, quindi nulla di fatto per Brixen, che è ancora secco dopo quasi 5 minuti di gioco. E ancora Mestrino in proiezione offensiva. Pugliese, Biondani, Marquez, ancora Biondani, molto mobile il numero 5 in maglia verde. La rete di Brunetti che si infila, trova un varco tra le maglie difensive di Brixen e al quinto minuto di gioco porta Mestrino avanti 2-0. Di Pietro, Ghilardi, Di Pietro per Duran. Ghilardi scarica Duran, a sua volta Di Pietro, ancora Duran, si alza e tira e scarica sull'angolo basso alla destra di Lukin. Rompe il ghiaccio anche Brixen, 2-1. Duran alla pari di Pietro sono due stelle del mercato estivo della società altoatesina, al pari di Ucchino che, come le due compagne, ha avuto trascorsi a Oderzo. Nel frattempo Lucarini insacca il 3-1. Ghilardi scarica Duran, si alza e tira, cambia angolo ma non cambia il risultato. Palla che si insacca alle spalle di Lukin. Sensazione che Mestrino debba manovrare molto per trovare un varco utile, mentre Brixen al primo tentativo riesce già ad andare a segno. Lucarini scarica Marquez che non controlla, la palla recuperata da Biondani, la ridà a Lucarini, Rauli viene in aiuto. Marquez preso in consegna da Babbo, subisce fallo la giocatrice cubana classe 2000. Marquez, Biondani, ancora Marquez per Lucarini, sfida di Pietro, palla persa da Marquez, si invola Duran e trova un contropiede il punto del pareggio. Tripletta per Arasai Duran. Mestrino che non può permettersi alcun tipo di errore. Soprattutto contro una squadra di altissima caratura come Brixen. Ancora palla persa da Marquez, si invola Babbo. Sembra viaggiare nel tempo Babbo quando va in contropiede. Si ferma a mezz'aria, quel tanto che basta per mandare fuori tempo il portiere avversario, in questo caso Lukin. E dal 3-1 si passa con un parziale di 3-0 al 3-4 in favore di Brixen. Lucarini, ancora problemi nella linea di passaggio tra Lucarini e Marquez. Lucarini va da sola e va a guadagnarsi un 7 metri dopo che Brunster in qualche modo aveva respinto la conclusione.
sarà proprio Giovanna Lucarini dai 7 metri a sfidare Monica Plunster. Il tiro senza finte di Giovanna Lucarini che riporta in parità l'incontro. Attenzione alla rimessa veloce di Brixen con Ghilardi, Di Pietro. Spara fuori o comunque forse un leggero tocco da parte di Lukin. Lucarini, Biondani. Marquez, fuori misura. C'è l'impegno, manca un po' di concretezza. Naomi Marquez. Ghilardi, Durvalder al posto di Pietro. Babbo, Ghilardi, Gilbert, Duran non riesce ad addomesticare il pallone. Lucarini lancia, Brunetti in contropiede che supera Prunster e guadagna i due minuti a Stefanie Durvalder. ...5-4... Mestrino. Si fanno sentire ora i tifosi della squadra di casa. Ancora qualche attimo per verificare che anche il tabellone riporti il quinto gol per Mestrino. Palla quasi rubata da Rauli nel frattempo. Swilber, Di Pietro, Duran trova Uchino liberissima. Fallo di Fogga. Nella difesa Marquez travolge Uchino, due minuti giusti. Anche questi. E 7 metri dove Di Pietro siederà Lukin. Marcatura di Giorgio Di Pietro, 5-5, undicesimo minuto e quinto secondo nel corso del primo tempo. Partita che per oggi, per questo momento, sta viaggiando sui binari della perfetta parità. Rauli, Pugliese. Ancora Rauli per Lucarini. Va a sfidare Duran, i passi di Giovanna Lucarini. Ghilardi, Di Pietro, Duran, Hilbert. Ancora Duran, Di Pietro, Ghilardi, preso in consegna da Brunetti. Brixen che sta giocando con l'extra player. Ghilardi, Ucchino a spazio. Subisce fallo, una spinta Biondani, forse anche graziata nell'occasione. Deve essere sanzionato anche questo. Altri 7 metri. E altra possibilità per Brixen di andarsene in vantaggio.
Non riesce però Di Pietro a scaricare le spalle di Lukin. Il palo impedisce alla giocatrice col numero 17 di marcare la seconda rete di fila. Resta 5-5 punteggio, 13 minuti di gioco nel corso del primo tempo. Rientra in campo Marquez, quindi il power play ora è mestrenese. Fallo di Durvalder su Lucarini. Sì. Mi correggo, è esaurito il power play di Brixen. Era entrata prima ovviamente Durvalder di Marquez. Quindi parità numerica ristabilita. Marquez, Lucarini, la palla arriva in maniera fortunata in mano a Occhino dopo il muro della difesa ospite. Brunetti riesce a intercettare il passaggio di Duran verso Ghilardi. Intelligentemente e sapientemente attende il rimorchio di Biondani, che le restituisce la palla. Grande Brunetti non si fa pregare e mette nel sacco la sua terza rete. Ghilardi nel frattempo in doppio appoggio trova il punto del pareggio. Gara vibrante in questi primi 14 minuti e 18 secondi di gioco. Lucarini, Biondani, Marquez, Lucarini, Biondani, ancora Lucarini per Biondani, Marquez, Lucarini torna verso il centro, si alza e tira in sacca sotto le gambe di Prunster. Lucarini, Biondani, Lucarini ancora prova il tiro in sottomano in elevazione. È attenta Prunster, ma la palla resta comunque in mano a Mestrino. Pugliese, Biondani, Marquez, Biondani ancora, Brunetti, Biondani, Marquez, infrazione di passi, doveva mettere il palleggio lì la giocatrice cubana. È andato totalmente fuori tempo la difesa. Duran, Arianna Brunetti la ferma come può, nonostante l'evidente mismatch fisico. Molto valida stasera, come quasi sempre, la difesa mestrinese. Abbo, Durvalder, Hilber, una palla sporca. Ancora Babbo, Durvalder, ancora Hilber. Prova un angolo impossibile. E Rauli, che riesce a tuffarsi sul pallone. Grande grinta da parte delle gialloverdi. Minuti 45 secondi di gioco, 9-6 Mestrino. Lucarini, Biondani, Marquez, Lucarini, tiro forse velleitario, quello di Giovanna Lucarini stavolta. Brixen che riattacca con Duran, ora Babbo, ancora Duran, si chiude la difesa mestrinese, trova un varco a Falterer e ancora Lukin che si supera. Durvalder,
Falter, doppio appoggio. Attenta Lukin, ventesimo di gioco. Pugliese. Scarico impreciso per Rauli. Brixen che ancora modo di portarsi in attacco. Falter trova la chiusura di Brunetti, di Marquez. Duran riesce a spezzare l'incantesimo di Brixen, 9-7. Quarta rete per Arsai Duran. Siamo al 21esimo di gioco. Peccato per Mestrino che aveva avuto diverse occasioni per cercare il più 4. Sarebbe stata una mano dal cielo contro Brixen. Si alza la difesa di Brixen con Babbo. Mister Lucarini vede le ragazze un po' con le idee poco chiare. Chiama giustamente la time out. Dicevamo prima, abbiamo dovuto stringere un po' i tempi, gli aggiornamenti degli altri campi. Diciamo di Pontinia che ha battuto 34-30 Ferrara, mentre sta giocando anche Casalgrande Leno, sono sull'8-7 al 19esimo minuto di gioco del primo tempo. Un po' più avanti sono Erice Salerno, 10-19 al terzo del secondo tempo, e Mauro Padova 14-19 al secondo, anzi 14-20 ora al terzo del secondo tempo. Lucarini, Biondani, palla persa, brutta palla persa questa. Babbo che fortunatamente per Lucarini non riesce a avere una presa pulita sul pallone. Munizioni in arrivo per proteste per mister Lucarini. Stava in vero chiedendo in maniera decisa, ma sicuramente garbata. Quasi 22 minuti di gioco nel corso del primo tempo. Mestrini in vantaggio 9-7 su Brixen. Durvalter, Ghilardi. Ancora Durvalder per Affalterer, Ghilardi, Affalterer, Durvalder, lascia sul posto Brunetti. Giudizio della signora Brosetti che tiro a braccio libero nonostante il fallo subito. Palla spedita sulla parte esterna del secondo palo e terminata a lato. Ancora Mestrini in attacco, 22-31 di gioco. Marquez, Biondani, supera Babbo. Ora Marquez trova finalmente un varco. Ma trova sulla sua strada Ghilardi, commette fallo. Giocatrice di origini bresciane, ex appunto Leonessa Brescia, ex Dosso Buono. Marquez ancora. Falter che le si appende addosso fondamentalmente per cercare di fermarla.
Perini accompagnata da terra da, già da Babbo. Marquez. Palla imprecisa per Pugliese, però sempre sotto fallo. Gioco passivo. Biondani. Lucarini. Prova lei. La palla arriva a Brunetti, dopo il muro, su Lucarini. Gran partita di Brunetti questa sera. 4 reti per lei. E Mestrino torna più 3. Con i minuti sono 24 nel corso del primo tempo. Durvalder. Ghilardi. Ancora Brunetti. Contro di lei. Sempre c'è fallo. Babbo. Ghilardi. Durvalder. Abfalter. Durvalder. Ghilardi. Ancora Falter. Scarico per Durvalder. Hilbert. Palla arriva Ucchino che spinge verso la porta. Trova la rete. Nemmeno due. Prima rete per Virginio Ucchino. Cinque minuti al termine del primo tempo. Lucarini. Biondani. Lucarini sfida la difesa brissinese. Palla scoppia per le mani di Marquez. Però graziata dal fallo su Lucarini stessa. Marquez, gioco passivo. Ancora Lucarini. Restano pochi passaggi ancora per andare a concludere. Ci prova Lucarini. Il tiro era anche buono, ma Brewster è un signor portiere. Falter anche. Lukin non è da meno. Partita che ha un punteggio basso anche e soprattutto grazie a due estremi difensori di altissima categoria. Lucarini cerca di organizzare il gioco. Marquez. Lucarini. Marquez ancora. Biondani prova a impegnare Babbo. Marquez spinge, si porta dietro Eder e Falter. Solo 9 metri, già battuti. Poco più di 3 minuti al termine del primo tempo. Lucarini cerca la soluzione personale. Solo 9 metri. Il taglio di Raoli. Ancora gioco passivo. Lucarini. Marquez. Il tiro finalmente a segno. Domi Marquez. Si sblocca. Dopo 27 minuti, 20 secondi di gioco. Mestrino 11, Brixen 8. Durvalder, Babbo. Ancora Babbo in posizione di terzino. Durvalder, Ghilardi, è uno schema, trova un'autostrada. E va a superare Lukin con un pregevole pallonetto. Sul rovesciamento di fronte. E Lucarini che trova lo spazio giusto. E trova il dodicesimo punto per Mestrino. 12-9. Partita che non è assolutamente per i deboli di cuore.
partita bellissima tra due formazioni che si rispettano, due formazioni che si sfidano a viso aperto. Donwalder, Ghilardi, Duran, Ghilardi scarica oltre la traversa, difesa da Francesca Luchin. Stiamo avvicinando all'ultimo giro di lancette della la prima frazione di gioco. Estremo vantaggio di 3 reti, 12-9. E con in mano la palla del potenziale più 4. Biondani. Marquez. Luccarini. Subisce fallo Giovanni Luccarini. 9 metri. 45 secondi al termine del primo tempo. Biondani. Marquez. Luccarini. Biondani. Luccarini. Lo sfondamento di Biondani. Chiusura intelligente della difesa brescinese. A terra Biondani. Speriamo nulla di grave, sarebbe un problema enorme per Biondani. Forse solo una botta, grazie al cielo. Può continuare lì su Biondani. 19 secondi alla termine del primo tempo. Ucchino scarica Donwalder, si riprende a giocare, 15 secondi, Ghilardi, Donwalder, Ghilardi per Duran, 10 secondi al termine, Donwalder, Duran, il tap tap per Donwalder, ed era uno sfondamento forse anche qua, ma ci pensa Ucchino a dirimere la contesa. Mestrino che sta giocando una partita eccellente, eccezionale, date le premesse, una partita insperata in un certo senso, ma che dà l'idea della caratura di queste ragazze e di cosa possono fare quando hanno ben in testa il loro obiettivo. Chiudiamo temporaneamente la linea dalla palla di Saro, ci risentiamo fra una decina di minuti per il secondo tempo di Mestrino Brixen. La nostra storia è iniziata così. Volevo che tutti si sentissero accolti, che non si preoccupassero mai di nulla. Volevo offrire ciò che è vero e buono, calore e sorrisi. Volevo sempre il meglio, ogni giorno un po' di più. I supermercati Alì sono così. Alì migliora la vita.
La nostra storia è iniziata così. Volevo che tutti si sentissero accolti, che non si preoccupassero mai di nulla. Volevo offrire ciò che è vero e buono, calore e sorrisi. Volevo sempre il meglio, ogni giorno un po' di più. I supermercati Alì sono così. Alì migliora la vita. Di nuovo in diretta dalla Palalissaro di Mestrino. Sta per iniziare il secondo tempo di Alì vs Espresso Mestrino, Brix in Südtirol, con le padrone di casa in vantaggio 12-9 dopo un primo tempo superlativo dal punto di vista di approccio mentale, nonostante, come diciamo in apertura, la settimana surreale appena trascorsa, nonostante l'assenza del capitano Irene Stefanelli, che è una giocatrice che fa la differenza sia in attacco che in difesa. Si riparte, la palla in mano a Mestrino. Marquez, Lucarini, Biondani. Biondani ancora, si schianta sulla difesa brissinese, palla resta in mano a Lucarini. Marquez, ancora passi per Noemi Marquez. Svanisce la un'ulteriore possibilità di portarsi a più 4 per Mestrino. Durvalder, Duran. Ancora Duran, gioco facile a lasciare sul posto Brunetti. Meno 2, Eriksen, 12-10. La quinta rete di Alassai Duran. Sta per il momento vincendo il confronto tutto cubano con Marquez per 5-1. Biondani. Ancora Marquez, da fuori il palo. Palo secco di Noemi Marquez. Biondani, Marquez. Sporcato il tentativo di Marquez. Durnwalder sul rovesciamento di fronte. Duran scarica da Falterer e insacca. ...12-11. E ancora una volta si è passati dal possibile più 4 almeno 1.
la prima rete nell'incontro di Nadia Falter. Taglio di Rauli, Lucarini. Cerca una tentativa all'esterno di Notdurfter. Lucarini, Marquez, Biondanni, Marquez, Lucarini, Pugliese, super cruster su Pugliese, a 7 metri, guadagnato da Carlotta Pugliese. Cambio in porta per il 7 metri. Cruster lascia temporaneamente il posto a Perntaller. Lucarini contro Perntaller. Va con la finta Lucarini, due finte, tre finte, il palo! Palla recuperata comunque ancora da Lucarini, che riesce in qualche modo a evitare che il cambio di possesso. Però Lucarini presa in consegna da Dunvalder. Lucarini ancora, Marquez, suo tentativo e la rete di Naomi Marquez. Estendo, respira. 13-11, quarto di gioco nel secondo tempo. Seconda rete per Marquez. Ghilardi, Dunvalder, Duran. Prova in anticipo Brunetti. Duran però è più alta, più pesante. Nonostante la stazza, anche decisamente mobile. Ancora Duran. Delizioso pallonetto di Duran su Krunster. Su Lukin, chiedo scusa. Dopo il mismatch è evidente da quel lato. Sesta rete per Arsai Duran. Marquez, Lucarini per Pugliese. Biondani, ancora Marquez, pasticcia col pallone. La palla riesce ad arrivare in qualche modo da Lucarini, che attacca Falter. Si fa sentire Nadia Falter. 9 metri già battuti per Mestrino. Lucarini, Marquez, la rete di Marquez. Sta scaldando il braccio Naomi Marquez. Il due Mestrino, terza marcatura per Marquez. Ancora Duran, Babbo. E due minuti per Biondanni, che non ci sta. Due minuti e rigore conquistato di mestiere da Babbo. È andata a cercare probabilmente il contatto con Biondanni, che si accomoda per due minuti in panchina. Dai 7 metri va Duran. La rete con cui Duran riporta Brixen in scia. 14-13 ancora in favore di Mestrino, che ora soffre. Marquez, Lucarini, ancora Falter su Lucarini. Marquez, Lucarini recupera il pallone. Pugliese, ancora Marquez,
Lucarini. Berthaler, anzi Brunster, ci mette il piede. Ma Lucarini è lesta a prendere la ribattuta e a guadagnare un 7 metri. Rete secca di Lucarini per il 15-13. Rete importantissima. Duran, la palla arriva a Babbo. Bellissima rete di Giada Babbo. La seconda dell'incontro per l'ala di origine conversanese. Rientra in campo Biondani, limite danni Mestrino. Resta più uno. Rauli. Biondani. Marquez. Pugliese scarica per Marquez, Rauli incrocio con Lucarini che attacca, scarica Marquez, da fuori ci prova, si strozza in gola l'urlo del Pallissaro, la palla che schizza fuori. E quindi Brixen in attacco per cercare il punto del pari. Babbo va a segno e altri 2 minuti giusti anche qui. Trattenuta ai danni di Babbo che va a insaccare il 15-15 e quindi tutto da rifare per Mestrino. Brunetti, Marquez, Rauli, prova Rauli a scappare all'esterno di Notdurft, palla persa da Lucarini, Babbo lancia Durnwalder in contropiede. E si supera Lukin, super parata di Francesca Lukin. Rauli, Lucarini, la rete di Giovanni Lucarini, il scavalcamento su Giada Babbo. Dal possibile meno uno a un certo più uno per Mestrino. Torna per Thaler a difendere la porta di Brixen. È chiamato in panchina Brunster. Babbo va a cercare. Due minuti per Marquez. Con una spinta su Babbo, giudicata dal signor Prandi al collo. Due minuti anche alla panchina. Drammatica
per Mesterino, che rimane con quattro giocatrici in campo. Prima l'esclusione di Biondanni, poi quella di Marquez e poi i due minuti alla panchina. All'ufficiale, sì, Francesco Sabion. Scorre la difesa mestrinese, sarà un'impresa cercare di resistere in queste condizioni. Di 7 metri per il fallo di Lucarini su Babbo. Durante Lucarini, ma resta in campo. Ci prova Scima contro Duran. Ma Duran spiazza Scima, trova al punto del pari. 8 le reti per Arasai Duran, che sta sostanzialmente risolvendo da sola i problemi della offensivi della sua squadra. Rientra in campo quantomeno Biondani per rendere meno, un po' meno difficoltoso questo periodo di gioco per Mestrino. Rauli, Pugliese. La rete di Lucarini in 4 contro 6. È una rete epica per quanto riguarda la situazione in campo. Babbo prova la girella, la trova. Da subito il pari Brixen. Babbo che cerca di puntare Biondani. Biondani che non deve cadere nella trappola della controparte con numero 25. Pugliese. Lucarini con la dovuta calma far passare un po' di secondi. Biondani, Rauli, ancora Biondani, Lucarini, palla persa malamente da Lucarini, lancia il contropiede di Babbo e va a pescare il più uno. Partita numerica finalmente ristabilita. Mestrino che tutto sommato anche qui in questo caso ha limitato i danni, perché poteva essere un'ecatombe di gol subiti per Mestrino. Non solo ne ha subiti solo due, ma neanche messo uno. Niente di fatto. Il tentativo di Rauli neutralizzato da Perthaler. Fortunatamente sul rovesciamento di fronte Nordhufter non riesce a controllare. 13 di gioco nel corso del secondo tempo. Mestrino 17, Brixen 18. Marquez, Biondani. Ancora Marquez, pasticcia un po'. Brunetti su Babbo. Servirebbe come il pane il pareggio a Mestrino in questo momento. Lucarini ci prova. Subisce forse fallo, ma non sono di questo avviso il direttore di gara. Palla che esplode sopra, attraversa difesa da Perthaler.
siamo al 14° di gioco. Brixen attacca con il potenziale più 2 in mano. Ghilardi, Di Pietro, Babbo, Duran, Di Pietro, Ghilardi, sfida pugliese, la palla arriva Di Pietro col sottomano, ma ci mette il piede Lukin. Pietro ha tentato il suo marchio di fabbrica, tiro in sottomano, ha puntato con la difesa, la buona guardia Lukin. Marquez, Lucarini, Biondani, ora Marquez ha spazio, scarica invece a Biondani, la palla arriva a Lucarini, con Biondani al secondo pivot, Raoli trova uno spazio, appena alto il suo tentativo, colpisce l'incrocio dei palli, peccato perché ha trovato il timing giusto, Raoli sul passaggio di Lucarini. Tiro diretto all'incrocio, appena alto si stampa sulla traversa, l'incrocio dei pali. Ancora Brixen in attacco con Babbo centrale ora. Ghilardi, Babbo, scarica Duran, il doppio appoggio di Duran, porta Brixen a più 2. Adesso bisogna fare attenzione, il strino dovrà stringere i denti, cercare di non far scappare via Brixen. E timeout chiamato saggiamente da Mr. Lucarini. Mestino sta pagando sicuramente la fatica di aver tenuto il punto fino a 2 minuti fa. Campi al 24° del primo tempo, Cassano sta vincendo sul campo di mezzo corona 13-8. Terminate anche Erice Salerno 22-31 e Malo Padova 24-30. Live in contemporanea a questa partita c'è anche Casal Grandeleno 22-15 in favore delle Emiliane e si riprende a giocare. 16° minuto nel secondo tempo, Mestrino che va a condurre di 3 reti all'intervallo e ora sotto di 2. Marquez, Biondani, Lucarini, prova Marquez e scarica alle spalle di Perntaler. Punto numero 18. Quarta rete per Nomi Marquez. Babbo, Di Pietro, Babbo per Duran. Prende velocità, una cosa che va fatto fare a Duran. La fisica purtroppo non si può sovvertire in quanto una giocatrice della stazza di Duran prende velocità e poi direttamente impossibile fermarla. Hilber, anzi no, Duffer. Punto numero 20 per Brixen. 17° di gioco nel secondo tempo. Biondani, Lucarini, Marquez, Lucarini, Biondani, incrocia con Lucarini stessa, ancora Biondani per Marquez, Lucarini, scarica Brunetti,
riesce a trovare il varco giusto tra Babbo e Abfalter. Alla resta di mano Mestrino con Marquez. Murata da Di Pietro, ma guadagna comunque 9 metri. Lucarini, gioco passivo, Marquez, scarica Biondani, che riesce a girarsi ma non riesce a insaccare, palla che sbatte sul palo e finisce a lato. Peccato, perché merita la miglior sorte questa costruzione di gioco da parte di Mestrino. Se non deve mollare, Bessina in mano il potenziale più 3. Durano ora spostata a destra, Girardi a sinistra, Babbo centrale. Girardi scarica Duran, la palla comoda per Notdurster, che ha trovato comunque Lukin, ma commettendo invasione. Novesimo di gioco, Mestrino attacca per accorciare le distanze. Pugliese scarica Marquez, Biondani, ancora Marquez, Lucarini, Marquez, Brunetti. Infrazione di passi forse per Ariana Brunetti. Altra occasione persa per Mestrino per accorciare. E il tempo ormai sta diventando tiranno. Ci avviciniamo al 20° di gioco nella ripresa. In poco più di 10 sono i minuti al termine dell'incontro. Duran, Babbo. Lucchini respinge. Biondani si invola. Brunetti. Pietro si immola su Brunetti. Biondani. Lucarini. Ancora Biondani. Per Marquez. Biondani. Lucarini. Tocco del muro, la palla che finisce sul fondo. Sarà rimessa dall'angolo per Mestrino. Gioco passivo di nuovo. Lucarini. La Marquez. Palla in attacco Mestrino, Babbo, ancora 7 metri, fallo difesa in area su Babbo. Maduran, pallonetto, si infrange sulla traversa. Risulta il Palalissaro. Risultanza effimera però, perché ora c'è da segnare. Lucarini. Biondani. Lucarini su Marquez. Ancora Lucarini. Biondani. Marquez prova a tirare. E la rete sopra la testa di Pertaler. Mestrino è vivo. Mestrino in scia. 19-20. Di Pietro. Duran, Ghilardi. Nasconde bene il tiro Ghilardi e trova la rete.
l'impressione che si è avuta anche nel primo tempo che a Brixen basti veramente poco per trovare un tiro pulito. Il Mestrino deve sudare le proverbiali sette camicie. Marquez, Lucarini, Biondani, Lucarini, Pugliese. Lucarini, sfida Di Pietro, palla arriva Rauli. Prova il tentativo Rauli, murata Di Pietro, palla resta in mano Mestrino con Lucarini. Sotto fallo, 7 minuti poco meno alla termine dell'incontro. Lucarini, atterrata da Ghilardi, 9 metri sotto passivo. Pugliese si libera benissimo di Ghilardi e insacca il nuovo meno 1. Duran, Di Pietro. Ora Duran su Ghilardi. Di Pietro, Ghilardi, Lucchino liberissima, la palla si schianta sul palo. Attenzione, occasione per Mestrino per trovare il pareggio. 6 minuti poco meno al termine dell'incontro. Biondani, Lucarini. Cambia posto Lucarini con Marquez al centrale. Biondani per Marquez. Lucarini, Rauli che va in secondo pivot. Lucarini, sfondamento di Lucarini. Duran parte, Babbo trova Brunetti sulla sua strada. Nei 2 minuti di Brunetti, difficoltà ancora per Mestrino, si trova ancora in inferiorità numerica. Il time out chiamato da Mr. Nussinger. Due minuti che sicuramente ci stavano da questa prospettiva. Il fallo con Babbo presa al collo, sicuramente involontariamente da parte di Brunetti. La dinamica era abbastanza evidente. Altri 2 minuti di sofferenza per Mestrino, che è sotto di una rete, però anche a corto di un effettivo in campo. Si prende a giocare. Duran per Ghilardi. Di Pietro. Lucarini, una leonessa su Duran. Babbo, Ghilardi, Duran. Trova Ghilardi il buco utile per andare a segno. Mestrino 20, Brixen 22. Meno di 5 minuti al termine. Lucarini, Marquez, Lucarini per Biondani, Pugliese, Lucarini per Marquez, ancora Lucarini, Biondani, attacca Lucarini, Biondani, gioco passivo, Marquez, palla Pugliese,
Rooster è ritornata a difendere la propria porta e a difenderla come lei sa fare. Meno di 4 minuti al termine. Eriksen molto vicino alla vittoria. Palla persa da Ghilardi, che non si intende con Uchino. Era un'altra chance per Mestrino per riavvicinarsi. Lucarini. Biondani. Ancora Prunster. Palla comunque resta a Mestrino. Rientra in campo Brunetti. Tre minuti al termine. Due le reti da recuperare per Mestrino. Lucarini. Prova da sola e va a segno. Giovanna Lucarini. Ancora meno uno Mestrino. Lucarini si sta prendendo sulle spalle la propria squadra. Di Pietro, Ghilardi, Di Pietro per Duran, due minuti e mezzo al termine, ancora Ghilardi per Duran. Di Pietro trova il varco giusto per insaccare. E ora si fa ancora più difficile per Mestrino. Il tempo sta per scadere. Poco più di due minuti al termine. Fallo in la difesa. Marquez, la rete. 22-23. Mestrino ancora vivo. Questa partita non sarà decisa fino alla sirena. Ghilardi, Di Pietro. Difesa importante per Mestrino. Deve assolutamente conquistare la palla o costringere all'errore. Eriksen. Duran. Eccolo l'errore di Eriksen con la complicità di Lucchini del palo. Un minuto poco più al termine. Marquez. Biondani. Lucarini. Marquez. Attacco pesante, attacco del possibile pareggio. Un minuto al termine in questo momento. Marquez, Lucarini. Palla persa da Lucarini. Non riusciamo a capire cosa abbiano fischiato in tutta onestà il direttore di gara. Cartellino rosso nei confronti di Francesco Sabbion. Proteste che dalla nostra posizione ci sono sembrate abbastanza fondate. Secondi al termine. E ultimi 45 secondi di gioco con un effettivo in meno per Mestrino. Secondi
altissima tensione. Mestino che deve difendere questa palla in 5 contro 6. Brixen che ha vantaggio nel punteggio, vantaggio numerico. Allora, detto, è fuori misura da parte di Babbo. E attenzione, perché Mestrino ha l'ultimo attacco a disposizione. Prima chiamato da Mister Lucarini. Un pareggio sarebbe un punto strameritato, ma straguadagnato per Mestrino. Due secondi per Mestrino per cercare un pareggio che avrebbe il sapore di una vittoria, ma comunque vada a finire una grandissima partita da parte delle padrone di casa al cospetto della Brixen capolista. Di nuovo in campo, 22 secondi in cui Mestrino tenterà si riparte. 20 secondi al termine. Rauli, Lucarini, Rauli, Marquez, Rauli, Lucarini. Vedremo chi si andrà al tiro. Lucarini, parata di Prunster che mette fine all'incontro. La porta è vuota e Babbo segna il più due con cui si chiude la partita. Che resta a terra Lucarini, mentre una botta in fase di caduta. Termina qui Mestrino Brixen, punteggio di 22-24 in favore della capolista Brixen su Tirol. Peccato per Mestrino, perché per quanto ha fatto vedere sicuramente meritava almeno il pareggio, anche qualcosa in più forse, ma almeno il pareggio era sicuramente meritato. Non sta a noi giudicare l'operato dei direttori di gara. E quindi terminiamo qui diretta dal palo di Sarro. Mestrino, come tutta la Serie A Berretta, va nella sosta natalizia. Prossima partita sarà la prima del girone di ritorno il 15 gennaio, sempre qui al palo di Sarro. Sarà Mestrino Leno. Grazie a tutti voi per averci seguiti. E l'augurio a tutti voi e alle vostre famiglie. L'augurio di buon Natale e di un felice 2022. A risentirci con l'anno nuovo.